l'uomo desidera sempre il meglio per sé e quindi l'uomo è per natura sua migrante. Noi siamo stanziali perché dove stiamo stiamo bene, riteniamo che questo sia un nostro diritto e un potere esclusivo e tutti gli altri non devono venirci a disturbare perché alla nostra tavola non vogliamo intrusi. La politica attuale italiana ed europea in genere è una politica di esclusione, ma è una politica che non regge perché non ha nessun risvolto di tipo umanitario. Io come italiano mi vergogno dell'attuale situazione normativa che ha scelto la strategia del respingimento per difendere il nostro paese, non so poi da chi. Si è creato un clima di assoluta ostilità contro ogni scelta di tipo razionale prima che di tipo umanitario. Ci siamo difesi precludendo le nostre coste. È una pagina che davanti alla storia ci farà vergognare. Bisogna cambiare prospettiva culturale e in questo credo che dovremmo cominciare noi cristiani a dare dei segnali molto più forti e anche molto più provocanti per suscitare dibattito nel paese. Nel rapporto con il mondo arabo e con l'Islam siamo veramente vittime di tanti luoghi comuni che ostacolano in maniera determinante il nostro rapporto e temono una perdita di identità. E io sono con loro e sono perfettamente d'accordo. Non si può mettere in discussione per un riconoscimento di diritti o di modelli relazionali, non si può mettere in discussione l'identità di un popolo, l'identità di una persona. Dialogo non significa rinunciare alla propria identità. Dialogo significa confrontarsi senza voler imporre la propria. I partiti sono diventati delle aggregazioni che mirano a gestire un po' quel che resta di potere. Dovremmo abbandonare la linea del disimpegno e della rinuncia passiva per ritrovare le motivazioni di un impegno che sia politico nel senso della polis classica, cioè un impegno nelle realtà, nelle istituzioni dove è in gioco il destino dell'uomo. Non possiamo permetterci di stare alla finestra a guardare e soprattutto non possiamo fare delle scelte che ci facciano pensare a un passato da riproporre acriticamente. Sono contro un partito dei cattolici, non mi sento orfano della Democrazia Cristiana, anche perché la fine dell'unità politica dei cattolici, che poi non era così reale come la si voleva presentare, ha indubbiamente giovato tantissimo alla libertà della Chiesa e io a questa libertà non intendo proprio rinunciarci. È sotto gli occhi di tutti un certo cammino regressivo e un certo ritorno di clericalismo, non solo tra i preti ma anche tra i laici a volte. Guai a noi se la pensiamo come una chiesa di vertice o una chiesa gerarchica o peggio ancora una chiesa clericale. La Chiesa è il popolo di Dio, ognuno ha un suo carisma che non è subordinato agli altri, ma che concorre nella varietà delle singole vocazioni e missioni a comporre il corpo di Cristo che è molto vario. Al centro ci sta Gesù Cristo, la Chiesa è il suo corpo, lui è il capo, noi siamo membri di un corpo che è inviato nel mondo per animare dal di dentro con la testimonianza e con il servizio una presenza che non è fatta per avere visibilità e potere, ma per rendere saporito questo nostro tempo nella luce proprio del messaggio liberante di Cristo Gesù. Una Chiesa che cammina accanto all'uomo non gli chiede nulla ma gli dona tutto quello che ha. Giovanni e Pietro alla porta del Tempio al mendicante che chiedeva loro l'elemosina gli dicono non abbiamo né oro né argento, ti diamo quello che abbiamo nel nome di Gesù Nazareno, alzati e cammina. Ecco, la Chiesa oggi dovrebbe aiutare l'uomo del nostro tempo ad alzarsi dalla sua condizione di prostrazione e di disorientamento per indicargli una via attraverso la testimonianza appunto dell'amore e del servizio che si dona senza nulla chiedere. Un'immagine e un'idea di chiesa molto simpatica, simpatica perché ti viene incontro, ma non un andare incontro come scelta di strategia politica, ma come una scelta destinata unicamente a dare concretezza al messaggio evangelico di cui questa chiesa che è in Mazara del Vallo si fa portavoce. Se è una scelta di tutti, può essere una scelta di gente. Se è una scelta di pochi,
una scelta che facilmente si mette in mente.